Daru piace Hyrule. Ciao a tutti da Emanuele di Lega Hyrule. Dopo aver letto i vostri commenti sul seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild, vorremmo provare a fare un po' di ordine e chiarezza. Non è nostra abitudine realizzare video di questo tipo. Chi ci segue sa che parliamo di filosofia, che realizziamo documentari o proponiamo teorie nostre. Teniamo a precisare che se le idee di cui ci avete parlato sono fiorite da voi, vi facciamo i nostri complimenti per l'interesse, la curiosità e la voglia di ragionamento mostrati. Se invece le ha pensate qualcun altro, dovreste badare un po' di più alle vostre fonti, riflettere e scartare le informazioni meno probabili. E dovete farlo anche con noi, ovviamente. Siete invitati a consigliarci e a criticarci, per spingerci a riflettere sempre di più. Noi non riusciamo a pubblicare molti video perché ci ragioniamo parecchio, per fornirvi contenuti di qualità, anziché dar fiato alla bocca con le prime cose strampalate che ci vengono in mente. In poche parole, va bene provare a sviluppare nuove teorie, ma che abbiano almeno un minimo di fondatezza e di logica. Adesso, dunque, saranno presentate alcune teorie di cui ci avete parlato, delle quali evidenzieremo i punti deboli. Alcuni sostengono che a giugno, nel caso in cui dovesse essere trasmesso un Nintendo Direct, saranno rivelate tutte le informazioni possibili e immaginabili sul gioco. Ma non vi rendete conto dell'assurdità della cosa? È improbabile che quest'anno vedremo ancora qualcosa riguardo al seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild. L'eventuale Nintendo Direct di giugno sarebbe già ricchissimo di contenuti, dato tutti i giochi che devono ancora uscire quest'anno. Mario & Rabbids, Splatoon 3, Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3, Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto, Advance Wars 1 e 2. Secondo costoro, il Nintendo Direct mostrerà persino i campioni di 10.000 anni fa e addirittura che sarà rivelato il titolo. Beh, mi dispiace spegnere le vostre speranze, ma la vostra immaginazione sta facendo dei voli pindarici che finiranno come il volo di Icaro. Io non ho prove, ovviamente, per dimostrare le mie asserzioni, ma mi sento di essere così sicuro perché il gioco non uscirà quest'anno. Alla pubblicazione manca ancora un anno, ed è un lasso di tempo lunghissimo. Quante cose conosciamo dei giochi summenzionati? Pochissime. Anche di essi abbiamo visto solo un trailer o poco più. Eppure la loro pubblicazione è imminente. Su questo gioco Nintendo non ha rivelato quasi niente per più di 2 anni e credete davvero che lo farà dall'oggi al domani, il mese prossimo, a 1 anno dal lancio? Riflettete, a giugno ci rivelano il titolo, la vicenda, ci mostrano nuovi personaggi, nuove funzionalità. Per niente. Nintendo ci fornisce tutte queste informazioni che siamo curiosi di scoprire. Ma poi cosa ce ne facciamo? L'interesse verso il gioco calerebbe. Dovremmo solo starcene buoni ad aspettare per mesi anziché continuare a discutere e a sviluppare ipotesi. Si tratta di una strategia di marketing. Nintendo adesso non ha bisogno di parlare di Zelda, di sprecare milioni per le pubblicità, perché sa che ci siamo noi fan che lo facciamo gratuitamente al posto suo. È come se qualcuno vi dicesse: per il tuo compleanno ti regalerò un braccialetto, o un controller, o quello che volete di più. Quella persona distruggerebbe l'emozione della sorpresa, e voi scartereste senza brio il pacchetto regalo, perché ne conoscereste già il contenuto. Io penso vi emozionereste di più per una festa a sorpresa, di cui entrate a conoscenza all'ultimo. Invece, quando un amico vi dice qualcosa che già conoscete, non provate altrettanto entusiasmo. Sai che... Sì, beh, lo sapevo già. Per quest'anno accontentiamoci dei 7,4 secondi mostrati nel video di scuse da parte di Eiji Aonuma trasmesso alcune settimane fa. Altre teorie che ci sono giunte riguardano la possibilità per il ritorno del primo re demone, Mortifer, l'avversario finale di Skyward Sword. Anche per questa teoria la mia risposta è un secco no.
No, perché c'è Ganondorf e Ganondorf è la reincarnazione di Mortifer. Ganondorf è un re demone proprio come Mortifer, non a un livello inferiore. E non può esserci contemporaneamente un altro re demone pari a lui, perché un re demone brama il potere assoluto per sé. E, come insegna la storia degli imperatori romani, due pari che bramano il medesimo potere si ammazzano a vicenda per ottenerlo. Non sono disposti a dividerlo. Vero, in alcuni giochi abbiamo incontrato nemici potenti come Aghanim, Ghiraim, Zant e Vati, ma costoro rimangono secondi. Essi sono al servizio dei rispettivi re demoni, non sono loro pari. I re demoni li considerano marionette nelle loro mani, strumenti utili solo per il raggiungimento del loro obiettivo. Probabilmente siete giunti all'ipotesi di un ritorno di Mortifer perché avete visto il rancore fluire dal corpo di Ganondorf, ma il rancore fluisce dal corpo di Ganondorf perché Ganondorf è una reincarnazione del rancore del re demone. Sul serio andava spiegata una simile banalità? E lo stesso vale per Darunia, che non era il campione dei Goron di 10.000 anni fa, perché Darunia è precedente a quegli eventi. La ricerca di collegamenti saldi e diretti tra i giochi precedenti e i due Breath of the Wild è un'altra caratteristica che abbiamo notato essere diffusa. Ma è sbagliato considerare in questo modo gli ultimi due giochi, perché Breath of the Wild è stato una specie di reset della saga. È stato pensato per essere come un nuovo Ocarina of Time, un titolo che possa dare origine a nuove leggende, e non come Skyward Sword per guardarsi indietro. È sbagliato domandarsi se l'antico campione dei Goron fosse Darunia, Darmani o Dalvos, e non era nessuno di costoro. Oppure se il campione degli Zora di 10.000 anni fa fosse il figlio di Rals, principe Zora di Twilight Princess. Perché una simile eventualità vincolerebbe in maniera troppo stretta le vicende della saga. Prima di tutto perché non siamo sicuri che Breath of the Wild si collochi nella linea temporale dell'eroe del tempo bambino, anche se siamo propensi a crederlo. Ma soprattutto perché dire che l'antico campione Zora era figlio di Rals collocherebbe gli eventi di 10.000 anni fa pochi decenni dopo gli eventi di Twilight Princess, e ciò chiuderebbe quella linea temporale, perché tra Forsworld Adventures e Breath of the Wild non potrebbero essere inseriti nuovi titoli, dato che dopo la guerra di 10.000 anni prima Ganondorf non è più ricomparso. Un'informazione che si sta diffondendo soprattutto nella comunità anglofona è che il doppiaggio sia terminato, ma non vi sono prove che sia così. Non si conosce a che punto sia per nessuna lingua. Forse si sta facendo confusione con un'intervista di 2 anni fa ai doppiatori spagnoli di Zelda e Revali. Ma essi non si stavano riferendo al seguito di Breath of the Wild, ma ad Iron Warriors l'era della calamità, solo che all'epoca non lo sapevamo. Adesso basta parlare delle idee altrui e vediamo qualcosa di nuovo. Se dovessimo incontrare i campioni del passato, come pensate che sarebbero? Per creare più varietà, potrebbero avere caratteri differenti rispetto ai campioni e ai loro discendenti che già conosciamo. L'antico rito potrebbe essere simpatico o timido. L'antico Goron potrebbe essere più cupo rispetto ad Aruk. Magari la Gerudo potrebbe essere stata inizialmente ostile ad Hyrule, un'alleata di Ganondorf che poi si era avveduta. Sono pronto a scommettere che l'antico Goron avrebbe la barba e l'antica Gerudo i capelli rossi, e sarebbero armati rispettivamente di un martello e di una scimitarra, come sembra essere rappresentato nell'arazzo. Magari potrebbero invertire il sesso degli altri due campioni, un Arito femmina e uno Zora maschio. Un'idea interessante riguardo all'Arito ce l'ha proposta Riccardo Twilight. Potrebbe essere una suonatrice, una sorta di congiunzione tra Famire e Kashiwa.
Per il loro aspetto, come Revali e Teba hanno un differente colore di piumaggio e data la presenza di vari colori per le squame degli Ezora, ritengo possibile che il campione Zora non sarebbe rosso, ma magari blu o azzurro, mentre il campione dei Rito verde o in una tonalità di rosso. Per quanto riguarda l'antico eroe, non ritengo probabile che impersoneremo due avatar diversi, Link e l'eroe. The Legend of Zelda non è un gioco di questo tipo. E soprattutto non impersoneremo mai Zelda, se non come aiutante temporaneo come in Spirit Tracks o i due saggi in The Wind Waker. L'avatar di The Legend of Zelda è solo Link. Per gli altri ci sono i titoli Hyrule Warriors. Vogliamo però porre la vostra attenzione su un problema che ci è balenato mentre rispondevamo alle vostre domande. Non è ancora certo se nel gioco ci saranno dei veri e propri viaggi nel tempo, oppure se gli eventi di 10.000 anni prima li vedremo solo tramite ricordi e narrazioni come avviene in Breath of the Wild per le vicende di 100 anni prima. Però siamo certi che il Link abbigliato da Nefelogeta è il Link di Breath of the Wild. Ma ecco il problema. Se non ci saranno i viaggi nel tempo, ossia se l'antico eroe non sarà il nostro avatar, il Link di Breath of the Wild, che torna indietro nel tempo, ma sarà un'altra persona, un personaggio non giocante diverso, non solo Link incontrerà il proprio antenato, ma persino vedremo contemporaneamente due Link, uno dei quali potrebbe persino parlare. Certo, non sarebbero delle novità. Non solo tutti i Link ad Hyrule parlano, anche se sullo schermo abbiamo visto raramente le loro battute, ma abbiamo anche visto l'eroe del tempo allenare il proprio discendente in Twilight Princess. Chissà se rivedremo una situazione simile con l'antico eroe che insegna a Link a utilizzare i poteri del braccio. E però in Twilight Princess l'eroe del tempo non viene mai chiamato per nome, si utilizza l'appellativo spirito dell'eroe. Nel seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild si chiameranno entrambi Link? Se assistessimo ai dialoghi del passato, sentiremmo gli antichi campioni chiamare per nome l'antico eroe? E quale sarebbe questo nome? Un altro Link? Il problema, in questo caso, è dovuto a una pratica che io detesto per i videogiochi, il doppiaggio. Il nome degli eroi di Hyrule non era Link. Link è solo un nome tramandato dalle leggende, ma, a causa del doppiaggio, in Breath of the Wild non è possibile dare all'avatar un nome diverso. Per terminare, vogliamo fornirvi il nostro metodo di indagine riguardo alla collocazione nella cronologia di Breath of the Wild, e consiste nel non focalizzarsi sui dettagli, perché nel gioco ce ne sono troppi e sono contraddittori, dato che provengono da tutte e tre le linee temporali. Anziché scavare sempre più a fondo, ampliate la vostra visuale, considerate gli aspetti più importanti del gioco e delle vicende narrate. Non chiuderò il video, ma lo lascerò aperto, ponendovi una serie di domande ancora prive di risposte certe. Prima, secondo voi ci saranno dei viaggi nel tempo oppure vedremo il passato solo tramite ricordi? 2. L'Hyrule che esploreremo sarà identica a quella di Breath of the Wild oppure alcune città saranno state ricostruite? 3. Le isole nel cielo saranno accessibili ovunque e in qualsiasi momento oppure occorrerà recarsi in specifici luoghi? 4. Ci sarà anche un mondo sotterraneo e quindi non due mondi da esplorare, ma 3? 5. I colossi sacri saranno pilotati da Sidon, Riju, Teba e Yunobo? Oppure nel presente non funzioneranno più? Infine, e come ci teletrasporteremo da un punto a un altro della mappa se le torri Sheikah si sono disattivate? Tocca a voi farci sapere quale idea avete in mente riguardo a queste questioni, perciò non siate timidi e lasciate i vostri commenti qui sotto al video e mi raccomando, continuate a seguirci. A presto!